La campagna si mobilita per aiutare il popolo ucraino, bandiere e canti patriottici, migliaia di persone ieri in piazza anche a Napoli per protestare contro l'invasione russa, al grido Putin come Hitler. Il governatore De Luca assicura farmaci e alimenti da inviare in Ucraina, l'ex sindaco di Napoli De Magistris invita il primo cittadino a coordinare la raccolta e l'invio di aiuti. Proprio a Napoli sono previsti intanto numerosi arrivi di profughi e Manfredi spiega: siamo in costante contatto con la prefettura e pronti a garantire l'accoglienza a tutti gli ucraini in arrivo in città. Intanto sono partiti già i pulmini da tutta la regione per il rientro in patria di chi vuole combattere e resistere. A Somma Vesuviana, padre Maxim, cappellano della comunità greco-cattolica ucraina della diocesi di Nola, ha benedetto i suoi connazionali partiti per difendere il paese. Padre Maxim è rientrato dopo 36 ore di viaggio e ha raccontato la disperazione alle frontiere. La frontiera ho visto tante donne, ho visto tanti bambini che hanno la cresta paura, che hanno sentito il cresto dolore, è terribile, terribile. E intanto a Baronissi oggi la nuova manifestazione per aiutare il popolo in lotta. Non è facile per esempio attraversare perché vogliono uscire tutti, vogliono salvarsi tutti insieme. Abbiamo un paio di giorni, una settimana per richiamare i nostri amici, i nostri parenti che possono prepararci per attraversare la dogana.